Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel Covo di Weevil. Io sono Stefano e in questo video ci guardiamo insieme tutte le cose che bisogna fare e soprattutto portarsi dietro prima di andare a fare un torneo di quelli grossi tipo all'estero, in questo caso nello specifico lo Special di Bologna. Adesso io ho qua il mio zaino che ho preparato in anteprima apposta per voi, anche se manca più di una settimana al torneo, quindi poi magari lo disfarò, lo rifarò la sera prima e vi faccio vedere tutto quello che mi porto dietro, vi spiego perché e così valutate anche voi cos'è che può esservi utile e non rischiare di arrivare al torneo che magari vi dimenticate delle cose importanti. A fine video vi do anche qualche indicazione su come funziona il torneo nella pratica, perché molti mi hanno chiesto anche nel gruppo abbonati cose del tipo: ok, ma nella pratica quando inizia il torneo cos'è che bisogna fare, dove si vedono gli abbinamenti, come funzionano i turni. Vi faccio un riassuntino, è tutto molto semplice, però posso capire che magari, soprattutto per chi è al primo torneo, magari dice: cavoli, non so da dove cominciare. Allora, iniziamo questo unboxing del mio zaino e io direi che partiamo dalle cose più importanti. Quindi, una cosa che non dovete dimenticarvi è il mazzo. Quindi, allora, è una cosa ovvia, però non sarebbe il massimo se magari vi portare dietro gli snack, l'acqua, il tappetino, dimenticate il mazzo. Quindi il mazzo portatevelo, io ho qui il mio mazzo. Attenzione, in anteprima il mazzo è già pronto, io porterò un mazzo Arceus con un portamazzo possibilmente, così almeno non si sporca il mazzo, non rischiate di perderlo. Ovviamente sapete che se volete prendere portamazzi e cose di questo tipo io vi consiglio Car Square. Tutti i prodotti che vedete sono di Car Square, perché dico la verità, nel senso è il negozio in cui compro tutto, tutti questi accessori qua. Quindi portamazzo, mi raccomando, le sleeves nuove, vabbè qua non penso che capirete, però ecco, sleeves nuove, perché anche dei piccoli difettucci, specialmente tornei grossi, potrebbero essere considerati non regolari. Quindi mi raccomando, portatevi delle sleeves nuove per il torneo. Portatevi dietro anche i dadi o i segnalini danno, comunque dei modi per segnare i danni. Io ho questi dadi fin da quando ero piccolo, come vedete c'è su anche un meme che adesso da un bel po' di anni che non si usa più, però l'avevo fatto quando avevo tipo 14 anni credo, e sono affezionato a questi dadini qua. Assicuratevi di avere anche un dado trasparente, perché per questioni di regolarità ci vuole un dado trasparente per quando si lancia il dado tipo inizio partita o per gli attacchi, quindi assicuratevi di avere anche questo. Per quanto riguarda gli altri segnalini, allora, è importante avere un segnalino viastro, quello è indispensabile averlo, non credo che sia obbligatorio, però tenete presente che se voi non giocate il segnalino viastro, il vostro avversario sa che non avete un potere viastro nel mazzo, quindi le date un vantaggio, quindi nel dubbio voi abbiatelo sempre. Segnalino viastro può essere di qualunque tipo, io ho il mio personalizzato, per cui ringrazio il mitico Damiano. Io ho questo segnalino qua del Covo di Weevil, quindi anche se non gioco poteri viastro lo metto sempre in gioco anche solamente per farlo vedere. E poi se volete potete avere anche dei segnalini per segnare le abilità, per esempio, quindi magari utilizzare Bibarel, potete o inclinare la carta oppure mettergli sopra un segnalino e poi ricordatevi di toglierlo per dire che l'avete usato. Io anche in questo caso ringrazio il mitico Damiano, che guardate che bei segnalini che mi ha fatto per le abilità. Altri segnalini che si possono portare sono quelli delle condizioni speciali. Anche in questo caso non sono indispensabili, non è obbligatorio averceli, però se avete un mazzo che ha un Pokémon che brucia l'avversario o che avvelena, mi raccomando, portate il segnalino, perché magari il vostro avversario non ce l'ha. Io sinceramente questi segnalini non me li porto dietro, anche se comunque sarebbe meglio averceli sempre, quindi vi consiglio di portarveli. Io poi mi tengo sempre un paio di sleeves vuote, cioè di riserva, perché quando mescolate nel corso del torneo potrebbe capitare che uno sleeve si rompa, quindi abbiatene sempre qualcuna pronta di riserva, ecco, magari non due, ne aggiungerò qualcuna in più io. Tenete presente che avere delle sleeves di qualità significa che tendenzialmente questa cosa non capita. A me non si sono mai rotte le sleeves della Dragon Shield e mi trovo benissimo da anni che le uso. Anche queste naturalmente le prendo sempre dal mitico Car Square. Quindi questo per quanto riguarda il mazzo, e questa è indispensabile, se non avete questo è un problema. Mi raccomando, assicuratevi di avere tutte le carte, magari il giorno prima del torneo, non girate la mattina del torneo a cercare carte, perché può essere molto stressante che magari non trovate le carte. Io stesso ho alcune carte che mi mancano di questo mazzo, ma mi sono già interessato, i miei amici me le danno il venerdì. Cos'altro abbiamo? Allora, non è indispensabile questa cosa, però è consigliata perché ce l'hanno un po' tutti, il tappetino. Magari lo mettete anche in questo porta playmat, così non si rovina e occupa anche meno spazio. Ovviamente anche questo l'ho preso da Car Square. Il tappetino serve a non sporcare le carte, perché magari il tavolo sotto non è per forza pulito.
E poi, beh, è una cosa che molti comunque lo usano anche perché a livello estetico è molto bello avere un tappetino personalizzato. Io in questo caso l'ha fatto il mio amico Rick Art, guardate che bello. Io ho il tappetino nel covo di Weavile, questo è... ne esistono pochissimi e sono molto affezionato. Poi, sleeves di riserva, perché se vi fanno un deck check e trovano che le sleeves sono rovinate, dovete essere pronti a cambiarle subito. E se fate dei due, in teoria dovreste cambiare le sleeves per giocare il day 2. È molto meglio spendere 5-10 euro, non mi ricordo quanto costino, piuttosto che rischiare di avere un game loss al day 2 perché avete una sleeves rovinata e non l'avete fatto apposta, perché poi ci sono quelli che segnano apposta le sleeves e questa è una cosa irregolare da non fare assolutamente. Però magari metti che a forza di mischiare rovini delle sleeves, metti che per sbaglio la sleeve dell'asso tattico è rovinata e le altre no. Un judge la prima cosa che pensa è che tu hai fatto apposta a segnarla, quindi è veramente importante avere sempre anche un pacco di sleeves di riserva che poi magari non vi servono, ma fate in modo di avercele sempre. Le vendono al torneo, però si perde tempo, magari c'è coda, magari siete durante un round, assicuratevi di avere sempre queste cose, che tanto le sleeves, se non le usate quella volta, le usate la volta dopo. Poi, ma allora, io solitamente non mi porto carte da scambio ai tornei, anche perché non sono un collezionista, quindi ho poche carte. Ho solamente le carte indispensabili, quelle che mi servono per i tornei e basta. Però comunque, metti che hai qualche carta che vuoi scambiare, io sconsiglio di portare magari un raccoglitore gigantesco, che poi vi pesa nello zaino tutta la giornata. Portatevi un raccoglitorino piccolino, vabbè il mio vuoto, devo ancora riempirlo, in cui mettete le carte che vorreste scambiare. E magari qualche carta su cui siete indecisi per la lista, così se dovrete fare delle modifiche dell'ultimo minuto alla lista avete già pronte queste carte qua. Infatti io metterò dentro una decina di carte perché non sono ancora convintissimo del mazzo. Questa può essere una cosa carina. Poi, ma queste sono le cose che riguardano il gioco in sé, diciamo, dovrebbe esserci tutto, no? Forse vediamo. No, allora, una cosa che vi consiglio di fare è portarvi un blocchetto per segnare le carte premio o eventuali appunti durante la partita. Ricordatevi che il blocchetto deve avere un foglio completamente bianco, quindi non devono esserci appunti della partita precedente, e potete scriverci quello che volete, non potete perdere tempo, quindi mi raccomando, no, non potete scriverci quello che volete, devono essere cose che i judge sarebbero in grado di leggere. E che, appunto, perché se voi scrivete male, io ho una pessima calligrafia, quindi dovrei starci attento, il judge magari pensa che sono magari appunti su consigli che vi hanno dato per giocare la partita contro il vostro avversario, capite che sarebbe irregolare una cosa del genere. Se invece gli appunti sono soltanto le carte che avete nei premi, allora siete tranquillissimi e quindi assicuratevi di scrivere bene. Una cosa importante per quanto riguarda il blocchetto, non potete perdere tempo durante il torneo per segnare gli appunti, quindi se volete segnare le carte premio fatelo in fretta, non state lì 2 minuti a segnarli, perché in quel caso loro non va bene. Qua non so, capisco se sì, ok, sta registrando bene. Ovviamente oltre al blocchetto, perché sarebbe un problema, portatevi una bella penna, magari anche due nel caso uno si scaricasse. La penna serve sia per il blocchetto ma soprattutto per segnare la vittoria a fine round, perché ogni volta che voi giocate un torneo in real passa un judge a inizio round, vi porta un fogliettino con il vostro nome e quello del vostro avversario. A fine round dovete segnare chi ha vinto e firmare, e poi riportare il fogliettino o a un arbitro che sta passando oppure in una postazione specifica. Non ci sono penne sui tavoli, solitamente ve le portano i judge, ma visto che saremo migliaia di persone e i judge non saranno migliaia, secondo me è una cosa molto educata e comoda è semplicemente portarsi una penna da casa, firmare e riportare il fogliettino. È una cosa che rende molto più semplice anche il lavoro dei judge. Se potete andare incontro al vostro avversario e ai judge nel corso del torneo, fatelo, perché non vi costa niente e rendete l'esperienza più positiva per tutti. Poi, ma passiamo alle cose importanti ma non strettamente legate al gioco. Idratatevi. Giocare è una cosa stancante. Si bruciano un sacco di energie, un sacco di calorie, è facile disidratarsi perché comunque magari sei lì concentrato, ti concentri tanto così, ti dimentichi di bere appunto per la concentrazione. Assicuratevi di bere tanta acqua durante la giornata. È come fare un esame all'università, come fare una verifica a scuola, ragioniamo meglio e performiamo meglio se siamo belli idratati e anche a stomaco pieno. Quindi mi raccomando, portatevi una borraccia e... ecco,
questa è una cosa importante, perché è facile dimenticarsi. A me capita, a volte faccio un tiro, faccio tre round e dico, ma io non bevo acqua da tre ore. Portate la borraccia. Stesso discorso per degli snack. Io ho qua dei semplicissimi crissini, ma poi adesso non volevo mettere del cibo nello zaino una settimana prima, poi metterò anche altre cose. Ragazzi, la pausa pranzo non è detto che ci sarà in questo torneo. Adesso forse sul sito è scritto, non l'ho controllato, non mi ricordo. Però tenete presente che la pausa pranzo magari dura un'oretta e ci saranno 1000 persone che andranno a prendere da mangiare in quel momento. Quindi io solitamente, quando riesco, cerco magari di mangiare dopo il round, prima della pausa pranzo, in modo tale da avere un attimo più di tempo. Magari c'è meno coda anche agli stand, ci sono degli stand che fanno da mangiare lì, e un'alternativa è portarsi le cose da mangiare da casa. Adesso anche qui bisogna guardare sul sito, adesso non ricordo, però solitamente non ci sono problemi a portare del cibo all'evento. Non potete mangiarlo ai tavoli dove si gioca, però nell'area ristoro si può tranquillamente mangiare. E vi consiglio di farlo, vi consiglio di portarvi tanto cibo, perché metti che magari la partita prima del round della pausa pranzo dura tantissimo, perché arrivi ai tre turni, magari becchi un mazzo control, capite che potrebbe essere, rischiate di non mangiare e di mangiare troppo tardi, e giocare a stomaco vuoto non è il massimo. Dovete essere belli carichi, non potete pensare che avete un sacco di fame mentre dovete vincere una partita. Quindi portatevi tante cose da mangiare, e io porto sempre un po' di cosine, in modo tale che almeno se non dovessi riuscire a pranzare, perché magari non c'è neanche la pausa pranzo, almeno comunque qualcosa riesco a mangiare sempre. Quindi snack importanti. Poi non sappiamo come sarà il clima dentro la venue. Sappiamo che sarà quasi estate, siamo inizio giugno, questo ovviamente sto parlando di Bologna, però dipende un po' anche dai vari tornei. Magari fa caldo, arrivate in maniche corte, io però un maglioncino o una felpa me la porto, perché magari c'è un'aria condizionata molto forte dentro. Di solito non capita, anche perché siamo 1000 persone, tante persone in un luogo chiuso, solitamente fa caldo questi tornei, però non rischiate di giocare 10 ore che avete freddo, non è il massimo. A proposito del fatto che ci sono un sacco di persone in questo posto e che è un torneo che può essere anche molto stressante, perché comunque vi stancate, una maglietta di ricambio, ragazzi, sono le basi dell'igiene, questo vale per qualunque tipo di eventi. Io mi porto sempre una maglietta di ricambio, perché può capitare che magari anche per la tensione sudate tanto, va sempre bene avere una maglietta di ricambio. E collegato a questo, ma un deodorante non guasta mai, quindi anche qui fa parte del rispetto anche dei vostri avversari, giocatori intorno a voi. Non è piacevole se magari iniziano ad esserci tanti odori, siamo tantissime persone in luogo chiuso, quindi è probabile che ci saranno comunque tanti odori spiacevoli. Però se magari qualcuno in più si attrezzerà perché ha visto questo video, sarà una cosa più positiva per tutti. E vabbè, stesso discorso, volendo, anche delle mentine. Io non so, solitamente a me non capita di avere alitosi o cose del genere, quindi non me le porto, però nel senso è una cosa, secondo me, che è un gesto di rispetto verso i vostri avversari, preoccuparvi anche di queste cose. Poi, allora, abbiamo quasi finito, vabbè ragazzi, dei fazzoletti di carta, penso non ci sia bisogno di dirlo, nel senso, stare giocando una partita, starnutite, non avete il fazzoletto, cosa fate? Iniziate a chiedere il fazzoletto a tutti. Non è il massimo, perché poi fate perdere tempo alla partita. Vabbè, fazzoletti non penso ci fosse bisogno di dirlo, però comunque lo dico. Beh, a Mochina, perché no? Non sappiamo se magari siamo in tanti, magari nei bagni il sapone finisce subito. O in generale, comunque ogni tanto volete igienizzarvi le mani, io mi porto sempre un tubetto piccolino di Mochina, che non si sa mai. Poi, allora, durante il torneo non userete particolarmente tanto lo smartphone, però gli abbinamenti li controllate sullo smartphone. Quindi, secondo me, è importante comunque riuscire anche a non... cioè, riuscire cosa? Nel senso, mi sono impappinato perché stavo guardando il power bank. Assicuratevi che non si scarichi il telefono. Quindi arrivate col telefono bello carico, vi portate un power bank bello carico e siete tranquilli. Mi porto anche il caricatore per sicurezza, e almeno non rischiate di rimanere senza batteria, che non è il massimo, sia per gli abbinamenti, sia, che ne so, per tornare... Metti che non ti ricordi dove è l'albergo dopo il torneo e ti serve Google Maps. È sempre meglio. E poi, ultima cosa, ragazzi, qualche medicinale. Non si sa mai.
nel senso, è un torneo che può essere molto stancante, magari può venire il mal di testa, giocare per tutte quelle ore di fila, magari mangiate e giocate subito dopo, poi vabbè, ognuno avrà bisogno magari dei suoi medicinali specifici, portatevi qualche medicinale che può servire, non si sa mai, quindi io mi porto sempre dietro qualcosa e le volte che magari mi capita, magari mi viene il mal di testa così, almeno non sono lì che dico, cavoli, mancano ancora 8 ore di torneo, oppure in giro a chiedere se qualcuno ha la tachipirina. E basta, io direi che per il mazzo ci siamo, cioè il mazzo per lo zaino ci siamo, le cose da portare sono queste, poi nel senso, vabbè, io non mi porto, sto pensando anche ad altre cose, trucchi, io non mi trucco, però se vi truccate, magari dopo un po' di ore di torneo, magari vi scende il mascara, che ne so, quindi portatevi anche i trucchi, però anche qui non penso ci fosse bisogno di dirlo. E altre cose non mi vengono in mente, se volete dirmele nei commenti, scrivetele, magari poi pinno il commento, può essere utile per tutti, ma direi che qui c'è tutto quello che serve, dai. Ultime cose, in modo tale che poi finiamo questo video e sapete tutto quello che vi serve sapere per arrivare pronti al torneo. La lista, ragazzi, la lista si può mandare, non mi ricordo l'orario preciso, però era tipo fino a un'ora prima dall'inizio del torneo. Non fatelo, la lista mandatela già qualche giorno prima del torneo, poi magari la modificate, cambiate un po' il mazzo e allora la aggiornate. Ma non rischiate di avere una lista brutta di 2 mesi prima e di doverla cambiare una volta sola prima dell'inizio del torneo, che magari vi dimenticate, non vi va internet e poi dovete giocare il mazzo che avete messo prima. Cioè, nel senso, io avevo messo un mazzo meme, tra l'altro, quando mi sono iscritto a questo torneo, non ho ancora cambiato la lista, dovrei cambiarla adesso. Se dovessi dimenticarmi, mi ritroverei a giocare un mazzo meme al torneo. Anzi, non potrei perché non ho neanche le carte, quindi mi raccomando, la lista mandatela almeno il giorno prima, ma anche dei giorni prima, perché sarebbe un peccato, è il torneo più grosso dell'anno in Italia, immaginatevi che brutto arrivare e dire, cavolo, ho sbagliato la lista. Quindi mi raccomando, giocate all'anticipo in questo caso. E poi vabbè, ovviamente assicuratevi di avere tutto nello zaino, però direi che dopo questo video non ci sarà più da preoccuparsi. E per quanto riguarda poi la giornata del torneo, in realtà sarà tutto molto semplice. Voi arrivate alla location, non mi ricordo i vari orari, mi spiace, non li ho guardati adesso, però comunque poi dipende anche da torneo a torneo, però voi arrivate all'ora del torneo, calcolate di arrivare una mezz'oretta prima o anche di più dall'inizio del primo round. Non dovete fare nulla, non dovete fare check-in o cose del genere, cioè seguite tutta la folla di persone, entrate, magari vi danno un braccialetto per segnalare che appunto voi giocate quel torneo, gli abbinamenti verranno poi pubblicati su Arcanoin Labs, il sito con cui vi siete iscritti. Avete una vostra dashboard in alto, voi la guardate e quando escono gli abbinamenti vedete il nome del vostro avversario e il tavolo a cui dovete giocare. Voi andate a quel tavolo, vi assicurate, presentatevi con l'avversario per assicurarvi che sia la persona giusta, mica di sedervi al tavolo sbagliato o che lui sia seduto al tavolo sbagliato. Potete tranquillamente iniziare a settarvi, quindi mescolare il mazzo, pescare le 7 carte, 6 carte premio, Pokémon base, e poi si aspetta il via. Non si scopre il Pokémon base fino a quando non c'è il via, e poi si inizia a giocare. Presentatevi, fate un in bocca al lupo al vostro avversario, fate due chiacchiere, nel senso, è anche bello per conoscere persone, comunque fare questi tornei, specialmente se siete abituati magari a giocare online. E poi si gioca la prima partita, quando si dà il via. Alla fine della prima partita, poi, immaginando che un giocatore vinca, che quindi non c'è una sola partita per 50 minuti, è il giocatore che perde a decidere chi inizia la partita dopo. So che per chi gioca da un po' questa può essere una cosa ovvia, però per chi non ha mai giocato e gioca solamente online, che non ci sono partite best of 3, magari questa regola può sfuggire. Quindi mi raccomando, ricordatevi, decide chi perde, chi vince, chi inizia la partita dopo. Una volta che finisce il round best of 3, segnate su quel fogliettino che vi dicevo prima, il match slip, segnate chi ha vinto, firmate entrambi e o lo consegnate a un arbitro che passa oppure lo portate a una postazione specifica, adesso dipende un po' dal torneo in questo caso. E basta, il round è finito, state attenti, ci sono degli annunci col megafono che dicono quando escono i nuovi abbinamenti e basta ragazzi, nel senso questo sarà uguale sia al day 1 sia al day 2, se fate il day 2. Al day 1 saranno per i master 9 round e passano quelli che fanno 19 punti. La vittoria vale 3 punti, il pareggio vale 1 punto, sconfitta vale 0. Quindi solitamente il punteggio minimo con cui si passa è 6-2-1. 6 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio. Se perdete più di 2 partite, quindi almeno 3, non potete fare dei 2. Io vi invito comunque a continuare a giocare, ragazzi, perché è un evento che capita una volta all'anno in Italia, perché è il torneo più grosso italiano dell'anno. È un evento bellissimo. Secondo me, se doveste perdere le prime 3 partite, cioè, ok, se avete un impegno dopo, ok, però
io vi consiglio comunque di giocare tutto il torneo, anche io, anche se non faccio dei due, non droppo mai, cioè mi piace comunque giocare, anche perché poi, questa è una chicca, più scendete in basso nella classifica, nel senso, più perdete partite, e più il clima di gioco diventa più scherzoso e giocoso, perché non c'è più la tensione di dire, ok, sto provando a fare punti, sto provando ad andare al dei due. E quindi è anche più divertente, cioè magari vi trovate con gente che magari non le interessa neanche fare il D2, ma è lì soltanto per esperienza, chiacchierate, vi divertite. A me è capitato di essere nei tavoli più bassi a fine torneo, è divertentissimo, quindi davvero, giocate il più possibile. E io penso di aver detto tutto, però nel senso sto un po' dicendo quello che mi viene in mente, quindi se avete domande fatele comunque nei commenti. Io ovviamente, come vi sto dicendo, sarò presente a questo torneo. Avrò un sacco di piacere a conoscervi, se volete fare due chiacchiere, una foto insieme, una partita insieme se c'è tempo, dipende. Se non faccio dei due, io al dei due sarò lì a disposizione per fare partite con chi vuole. Se faccio dei due non avrò tempo di giocare purtroppo, quindi però ecco, diciamo che mi farebbe piacere comunque nel caso. Quindi ecco, se mi vedete al torneo assolutamente venite a salutarmi, a me fa un sacco piacere. E niente ragazzi, in bocca al lupo a tutti, ci sentiamo prestissimo, per qualunque domanda scrivete qua. Ciao!